Bisturi è un racconto di vita e di morte. Un bisturi che indaga il lato B della storia, piena di grandi personaggi potenti e carismatici, raggiunti dall'oblio o dalla leggenda dopo una fine incredibile. Idoli cruenti, amanti disperati, utopisti condannati, folli creatori di bellezza in un racconto pieno di verità e immaginazione. Alla ricerca di quel foglio dimenticato, dove è la storia a scrivere le storie. È un giorno freddo, ma luminoso e soleggiato, il 25 novembre del 1970. Non siamo lontani dall'affollata stazione della metropolitana di Shinjuku, a Tokyo, in un edificio squadrato del compound militare di Ichigaya. La scena che si para davanti ai primi agenti di polizia militare accorsi nel salotto di cortesia del generale Mashita è cruda e surreale. Ci sono tre uomini in una strana divisa militare con una doppia fila di bottoni dorati sul petto, fermi e compostissimi lungo il muro più lontano dalla porta. Sembrano calmi e arrendevoli, anche se hanno gli occhi rossi, come di chi abbia terminato un pianto di rotto. Porgono sulle mani distese a palmi in su, all'uso giapponese, un pugnale rituale, il Tantō, e una lunga e affilata katana. Sul pavimento di acrilico sono poggiate sul collo due teste mozzate messe una vicino all'altra, quasi a toccarsi, e due corpi coperti con due giubbe militari, con l'addome squarciato. Al lato opposto della scena, il generale Mashita, come paralizzato dal terrore e dalla sorpresa, fissa a vacuo l'enorme pozzanghera di sangue sul pavimento, che lambisce appena le sue scarpe perfettamente lucide. Ha in mano una lunga corda ed un bavaglio che fino a pochi minuti prima lo costringevano su una sedia accanto a lui. L'odore nella stanza è pungente e nauseante, tanto che uno degli agenti si gira e si sente male. Una delle due teste mozzate è di Yukio Mishima, il più popolare, conosciuto e osannato scrittore giapponese. L'altra del suo luogotenente amante, Masakatsu Morita. Tutti i cinque nella stanza, vivi e morti, tranne il generale, indossano le divise del corpo paramilitare fondato e comandato da Mishima, il Tate no Kai, la società dello scudo. Un esercito di soli 100 uomini fedeli solo all'imperatore, che però a malapena conosce la loro esistenza. Yukio Mishima, al momento della morte, ha 45 anni. È nato nel 1925, ma Mishima non è il suo vero nome, è un nome d'arte, che significa più o meno l'uomo del Giappone che si erge verso la felicità. In realtà, prima di diventare popolare in tutto il mondo con interviste, film, traduzioni e viaggi, anche per la sua personalità piuttosto eccentrica, Yukio Mishima si chiamava Kimitake Hiraoka, un giovane di famiglia piccolo borghese e tradizionalista. Anche se, quando diventa famoso, cerca di accreditarsi come un nobile discendente dai Tokugawa,
una delle più antiche famiglie giapponesi, che resse allo shogunato per più di 250 anni, dal 1600 al 1868. Il dorato e misterioso periodo Edo. Kimitake è un bambino fragile sia fisicamente che psicologicamente, grazie al fatto che la nonna lo educa come fosse suo figlio, nella riservatezza e nella lontananza dai divertimenti e dai sentimenti, tenendolo lontano persino dalla madre. Il bambino è però molto curioso e intelligente e riesce a fare studi di un certo livello nonostante la sua classe sociale. Comincia ad interessarsi alle tradizioni medievali giapponesi, ma anche all'Occidente, soprattutto alla storia greca, classica e al Rinascimento italiano. E accomuna tutto in una specie di ideale artistico e morale. L'incontro di Mishima con la sessualità, che sarà uno dei tratti distintivi della sua opera, lo racconta lui stesso quando a 23 anni pubblica il libro autobiografico Confessioni di una maschera. Un giorno, nemmeno adolescente, riesce a trovare nascosti in un cassetto alcuni libri che il padre aveva chiuso a chiave. Libri d'arte occidentali, pieni di nudità e corpi maschili e femminili. Qualcosa da tenere lontano da un bambino giapponese dell'inizio degli anni 30. Beh, tra queste pagine vede il ritratto di San Sebastiano di Guido Reni, conservato a Palazzo Rosso a Genova. Un santo cristiano bello, giovane, muscoloso e slanciato, che si attorciglia come in un'estasi attorno a dei tronchi bui, incurante del dolore delle frecce che gli bucano il corpo prestante. Il piccolo Kimitake si eccita incredibilmente, fino ad esplodere nella sua prima eiaculazione, proprio davanti allo scrittoio del padre, in un'estasi del tutto simile a quella del soggetto del quadro. Quando diventerà famoso, fanatico cultore del bodybuilding e delle arti marziali, si farà fotografare in una posa identica, dove l'Occidente, l'Oriente, la religione e la sessualità si fondono in un cortocircuito di cui sarà il massimo esponente letterario. Ma per ora non è che un bambino che cresce, e nemmeno troppo rigoglioso, e per lui ci sono solo gli amati eroi della tradizione cavalleresca giapponese di cui legge avidamente. Malgrado la vagheggiata fedeltà all'ideale imperiale, non può partecipare alla Seconda Guerra Mondiale. Troppo gracile e timido, viene riformato. Uno smacco per lui, ma per fortuna. Non si sentirà toccato personalmente dall'offesa di quei molti soldati arresisi davanti al nemico, mentre i loro compagni si immolavano contro le murate delle navi, comandando aerei costruiti per non poter atterrare. Kimitake cresce. Ormai è un uomo. Si laurea in legge e nonostante le pulsioni naturali si sposa forzatamente e ha due figli, perché ciò che uno scrittore scrive della sessualità può anche non essere vero. Con il successo editoriale riesce addirittura a convincere il padre a consentirgli di lasciare il posto da funzionario governativo per cui il genitore aveva tanto combattuto. Ora Yukio Mishima, perché è così che si fa chiamare dopo le prime pubblicazioni letterarie, è solo ed unicamente uno scrittore. E presto lo raggiunge anche il successo con racconti, romanzi e opere teatrali apprezzate e tradotte in tutto il mondo. Comincia a viaggiare. In Italia e in Grecia può vedere e toccare le sculture e i dipinti che tanto lo hanno colpito da ragazzo. La sua scrittura autobiografica in prima persona affascina. È uno dei suoi tratti distintivi. Nelle sue pagine torna spesso l'immagine del Giappone umiliato da quell'Occidente che tanto ammira dal punto di vista artistico e che lo attrae proprio con il suo disprezzabile materialismo e consumismo. La sua disciplina da samurai lo porta a diventare un vero e proprio fanatico dell'esercizio fisico. È un grande cultore del bodybuilding,
quando ancora questa disciplina è confinata in Occidente a personaggi un po' buffi e sciocchi dei film storici di Macista e Sansone. Diventa uno dei massimi praticanti del Kendo, l'antica arte marziale giapponese in cui gli avversari, sotto una pesante armatura cerimoniale, incrociano lunghe spade di legno. Al culmine della sua parabola politica, anche se rivendicherà sempre la sua lontananza da partiti e schieramenti, fonda la Società degli Scudi, il Tate no Kai, un piccolo ed allenatissimo esercito privato di cui è comandante e unico selezionatore. Un gruppo paramilitare tollerato dalle autorità perché ritenuto inutile, con forti ideali nazionalistici che spesso sfiorano la teologia, rivendicando la benedizione e garantendo fedeltà assoluta all'imperatore. Riconfermato nelle sue vesti semidivine, che invece per tutti i giapponesi ha forzatamente e ufficialmente abbandonate sotto la costrizione armata americana nel 1945. Tutto ciò è spregevole e insopportabile per Mishima. La mancanza di un esercito che possa onorare le tradizioni di fierezza dell'uomo giapponese, la debolezza e la sottomissione di quelli che un tempo erano imbattuti samurai, lo turba e scandalizza. Mishima odia anche il materialismo, la poca inclinazione idealistica dell'Occidente, anche se è come affascinato dal suo carnefice, attratto dai fasti e dalle abitudini del resto del mondo, tanto che la sua fastosa villa a Tokyo è costruita come una casa liberty europea della fine dell'Ottocento. E non ha difficoltà ad ammettere ammirazione per D'Annunzio, Wilde, Lorca e persino per Moravia e Pasolini, così lontani da lui ideologicamente. Diventa un'icona pop internazionale. I suoi ritratti fotografici, nudo e oleato nel suo corpo scattante e scultoreo, diventano popolarissimi, sia che impugni una katana, sia che abbia la fascia del sole nascente stretta sulla fronte, in smoking come in pose e fattezze che simulano quadri rinascimentali. Ma Mishima in testa ha un piano. Un piano che ha scritto e raffinato in tutti i dettagli, fino dai primi anni della sua vita. Un piano a cui non può e non vuole rinunciare. Torniamo alla mattina del 25 novembre del 1975. Mishima è nella sala della sua splendida villa Liberty. Da un cassetto estrae il manoscritto appena terminato del suo ultimo libro, Il mare della fertilità. Un titolo a lungo meditato. In anni in cui la luna è l'obiettivo dell'uomo, Mishima intitola il suo ultimo romanzo come il più grande deserto lunare, argenteo e splendente, ma vuoto. Sul manoscritto appone la data e sul plico il nome dell'editore. Il giorno successivo un corriere verrà a prenderlo. Su un biglietto scrive un ultimo pensiero. La vita umana è breve, ma io vorrei vivere sempre. Lascia il romanzo e il biglietto bene in vista e con un'auto nuova fiammante va a prendere i suoi attendenti. Tutti e cinque vestono la divisa vagamente germanica del Tate no Kai. Sanno perfettamente cosa stanno andando a fare. Se possibile, sono ancora più determinati del loro maestro. Entrano nel Ministero della Difesa. Mishima annuncia di essere lì per l'appuntamento col generale Mashita, un vecchio amico, che
che lo apprezza come artista e patriota e che lo attende per farsi mostrare una katana storica che lo scrittore gli ha detto di aver comperato. In generale è sorpreso di vedere un drappello di 5 paramilitari in divisa avvicinarsi, ma le eccentricità di Mishima non lo hanno mai spaventato. Li accompagna nel salottino d'onore. Qui i 5, in un concitato attimo, dopo i primi saluti, improvvisamente sbarrano le porte, spostano i mobili, legano il generale e lo imbavagliano, minacciandolo con la spada. Mishima chiede di radunare i pochi militi presenti nello spiazzo sottostante l'edificio, dove a breve giungeranno i giornalisti a cui ha mandato per tempo un misterioso invito. Vuole parlare ai soldati, arringare la folla, colpire i cuori dei presenti, mentre i suoi tengono sotto scacco e minaccia il generale. Non scherzano. Qualcuno cerca di entrare nella stanza forzando la porta, ma i 4 rispondono quasi amputando un avambraccio con la spada ad un soldato. Non è solo una messa in scena. Permesso accordato. Mishima sale su un terrazzamento dell'edificio, quasi un cornicione. È statuario nella sua divisa eccessiva. Con la bandana col sole nascente stretta sulla fronte, inizia ad arringare la sparuta folla. Vediamo il Giappone sprofondare nel più assoluto silenzio dello spirito. La prosperità gli ha dato alla testa. Noi stiamo per restituirgli la sua immagine e moriremo facendolo. Qualche fischio di scherno si alza dal cortile. In Giappone l'imperatore non ha più il posto che gli spetta. Mentre dice queste ultime disperate parole di onore con la voce arrocchita, un elicottero volteggia sopra il palazzo. Da sotto non si sente più nulla. Si vede solo la truce smorfia di Mishima che urla le sue ultime parole, mentre il gruppetto di soldati in cortile lo insulta. Non proprio il proclama solenne ai soldati che Mishima aveva programmato. Rientra nella stanza con un salto. Non si è sentito nulla, dice ai suoi, rassegnato. In un silenzio irreale si inginocchia davanti al generale ancora legato alla sedia. Si piega con i piedi all'indietro perché un uomo d'onore non deve morire mai cadendo sulla schiena. Le mani e lo sguardo sono fissi e fieri. Si può dire che tutta la sua vita è stata programmata per l'onore di quell'istante. Si fa passare da uno degli altri 4 il coltello rituale, dalla lunga lama scintillante con l'impugnatura in legno chiaro. Dalla divisa estrae della carta di seta che arrotola sulla lama, proprio a metà tra la punta e l'impugnatura. Stringe il manico con la mano destra e con la sinistra afferra la lama ricoperta di carta per evitare che il palmo si tagli. Un pizzico con la punta, una goccia di sangue sugli addominali scoperti togliendosi la giacca e poi un movimento più violento. La lama si conficca per pochi centimetri, poi, sospinta dalle sue mani in un movimento a perpendicolo, con un deciso 7 apre l'addome. Urla per 3 volte prima di perdere i sensi: «Lunga vita all'imperatore!» Morita, è stato deciso, sarà il suo Kaisa Kunin, il suo decapitatore, colui che come massima stima per il suicida dà il colpo di grazia decapitandolo con la katana. Ma Morita trema furiosamente e piange, vergognandosi delle sue lacrime. Un primo fendente colpisce Mishima alla spalla, lo fa barcollare, poi al collo quando ormai è a terra, ma in maniera erratica, soltanto scalfendolo sopra il trapezio. Furukoga, uno degli altri, gli strappa la katana dalle mani, si concentra un attimo e con un colpo netto termina le sofferenze dello scrittore decapitandolo definitivamente. La vergogna e il dolore per Morita è troppo forte.
Si sveste, si inginocchia in fretta e si pugnala l'addome a sua volta, senza troppe ritualità, in una fretta esplosiva e pacificatrice. Koga, come concordato, decapita anche lui con velocità e perizia, pulisce la katana e si mette compostamente in posizione di attesa. Lo scenario è impressionante. Nel silenzio, il sangue invade il pavimento. Il generale si libera dal bavaglio. Con freddezza e onore chiede ai tre soldati rimanenti di piangere ora, ma di controllarsi all'arrivo della polizia e dei giornalisti. E chiede di essere liberato per non apparire pavido davanti ai suoi soldati. Poi copre e compone i corpi. Le urla di scherno e i lazzi delle persone in cortile sono finite e lontane. Il silenzio pervade le stanze. Alla commemorazione buddista di Mishima nei giorni successivi, i partecipanti saranno migliaia. Forse Yukio Mishima non ha ricostruito l'onore e la forza dell'esercito nipponico, ma è ancora ricordato come l'icona dell'onore e dell'orgoglio, e per qualcuno di una controllata follia morale che non muore mai. Lunga vita all'imperatore e al soldato poeta Yukio Mishima. Bistori è ideato e narrato da Andrea W. Castellanza, prodotto e diretto da Paolo Righi per nwfactory.media, la casa dei podcast di Never Was Radio.